giorno caduto dal cielo. San Martino si affida a Pasquale Di Marzo, i Caudini si aggrappano alla loro punta per riuscire ad uscire dalla zona rossa. Il bomber ripudiato dal Cervinara si è preso la propria rivincita contro la corazzata biancazzurra. Sei reti per lui con la squadra di Loiago. Il gol all'Audax, come quello che condannò le Clanese, è stato di fondamentale importanza. Una rete decisiva, piena di rabbia per un ragazzo che la corte del Cervo non ha avuto fortuna. Dopo gli inizi con l'Airola in prima categoria, dove esordita a 15 anni con il tecnico Giovanni Esposito e dove successivamente sta allenato da Ivano Biondini, il passaggio al Cervinara. Un trasferimento di cui forse oggi, a distanza di qualche tempo, si sarà pentito. Poche presenze e poi solo apparizioni con la formazione juniores. Successivamente il passaggio a Rotondi, formazione del suo paese con cui vince i playoff di seconda categoria, dove disputa due campionati di prima, di 18 reti siglate che si sono valse la chiamata del Samma. Adesso la voglia di raggiungere la doppia cifra con i biancorossi, ma soprattutto l'intento di salvare il San Martino dall'inferno della prima categoria.